si fa anche una legge 2. Adesso che vuole culo, che vuole culo. Ciao a tutti, proseguiamo sull'onda delle realizzazioni in cemento per manufatti. Oggi voglio replicare la stessa lampada che ho fatto in due video fa, ve la faccio vedere in questo momento. Ecco, vado a replicarla, però cerco di standardizzare un po' la sua realizzazione e non andare proprio a caso come sono andato l'altra volta, nella fattispecie con il foro centrale. Cercherò di fare una predisposizione più precisa. Per fare questo prenderò un portalampade comune, di quelli che si trovano in commercio, l'ho privato, questo è vecchio, ormai anche bruciato, quindi l'ho privato della parte elettrica. Questo praticamente verrà a far parte integrante dello stamp. Mi aiuterò con una caviglia lunga, una vite di quelle che si invitano qui dietro appunto, e una rondella ed un galletto. In aggiunta, siccome non posso conoscere con precisione la dimensione dei portalampade che andrò poi ad acquistare, farò un giro con questo scotch intorno in maniera tale da renderlo leggermente più grande, in maniera tale da avere una dimensione un po' più imprecisa, quel tale che mi permetterà poi di inserire agevolmente il portalampade dentro. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è proprio questa, quella di fare un giretto di scotch cercando di farlo aderire per benino. Adesso appoggiamo qua e finiamo questa parte qua. Bene, adesso cosa farò praticamente? Andrò insieme all'inserimento di questo, che mi farà da supporto praticamente e da guida per la caviglia. Adesso questa caviglia, di cui vedete spunta la filettatura, la andiamo a infilare qui. Ci metto la rondella, ci metto il galletto. Adesso questo si troverà, riutilizzando praticamente quello che ho già fatto, perfettamente al centro. Bene, ok, lo stampo è pronto. Adesso vado a fare la colata di cemento all'interno. Ora, visto che la ricetta è definitiva praticamente, farò un video dove faccio la ricetta e qui invece ci vedremo a colata già terminata, quando l'avrò già riempita. Per supporto utilizzerò questo, perché sennò c'è la vite e non è stabile, quindi poi riempirò di cemento e poi le classiche 2 settimane, la prima di tirata, la seconda di stagionatura. Bene, proseguiamo. Ho fatto un grande errore. La prossima volta dovrò trovare un altro sistema per metterlo dentro. Ho dovuto utilizzare addirittura questa. Vabbè, ecco qua. Bene, come vedete adesso in fondo c'è il buco, non è che si vede un granché praticamente. Qui andrà a passare il portalampade.
Ah bon, ho leggermente danneggiato e va bene, adesso andiamo a provarci un portalampadi. Ta-da! Oh, it's been a while.